Se c'è un posto che ho visto che mi ha stupito quest'anno, quello è Cipro. Sto parlando di una piccola isola sul Mediterraneo orientale, circondata da tanti stati un po' particolari. Libano, l'Israele e anche Cipro del Nord, sì. L'isola infatti è tagliata a metà in due. A sud la Repubblica di Cipro e a nord lo stato occupato della Turchia, Cipro Nord. Ma ne parliamo nel prossimo video. Ora mettiamoci comodi e iniziamo l'avventura nel mio 30° paese. Buona visione! Ma buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi visitiamo il mio 30° paese, Cipro. Sono così felice finalmente di essere in una destinazione al mare, soprattutto che faccia così caldo. Adesso siamo a maggio e comunque sono in pantaloncini corti e sicuramente il bagno ce lo faremo. Per questo video staremo qui una settimana, un po' di più, e visiteremo un po' tutta l'isola, dalla parte sud, dalla parte ciprense, alla parte nord, quella turca. Andiamo! La prima tappa del nostro viaggio è Pafo, una bellissima città a sud-ovest dell'isola. Per un fatto di risparmio, la prima mattina non avevo la macchina. La prendiamo nel pomeriggio, tranquilli. Comunque adesso andiamo a vedere la spiaggia e possiamo andare a vedere le tombe dei re, che praticamente sono degli scavi di... delle tombe di tantissimi anni fa. Poi ci sono alcuni dei tour. Adesso mi tiro giù il posto e così poi ci andiamo in macchina. Molto ridere questa cosa, arrivi a Cipro per la prima volta e cosa fai? Non vai al mare ovviamente, vai a vedere la tomba dei re, le tombe dei re, pazzesco. Wow. Le tombe dei re sono una grande necropoli, molte di esse risalgono al 4 secolo avanti Cristo. E finalmente ci vediamo al mare! Esse sono scolpite nella roccia e si pensa siano il luogo di sepoltura di aristocratici e alti funzionari del 3° secolo. Un giro all'interno merita sicuramente e poi costa solo 2,50€. Davvero mega affascinante questo posto. E questa è praticamente la parte dedicata allo stone balance. Adesso faccio i danni. Mi ricordo quando sono andato a Catania con Gabriele, mio fratello più piccolo, siamo stati tipo qualche ora, siccome faceva abbastanza freddo, siamo stati qualche ora a fare stone balance. Era bello perché c'erano tutti i turisti che facevano le foto e anche qualcuno stava facendo riprese, non so bene per cosa, forse un video musicale, e anche lì facevano riprese proprio al mio stone balance e poi l'abbiamo distrutto. Comunque la vista da qua è bellissima. Ma direi basta tombe per questa mattina e andiamo verso il mare, che qua a Cipro è stupendo. Vi dirò che avere una casetta qui fronte al mare non mi dispiacerebbe. Questa è bellissima con la piscina. Se avete il dubbio, il mare di Cipro è come quello della Grecia? Assolutamente sì, anche qui è bellissimo. L'isola è calda quasi tutto l'anno, con una temperatura media di 24 gradi. Bellissima spiaggia, bellissimo mare. Sicuramente è ancora un po' da prendere la stagione, però wow, ci avevi fatto un bagno subito. Comunque poi proveremo l'esperienza di guidare dall'altra parte della strada, perché qui a Cipro si guida a sinistra sì, come in Inghilterra e come a Malta. Che caldo. Sono sempre bellissime le caprette. Con la mia villetta qui fronte spiaggia voglio una capretta. Ma basta cincischiare e andiamo verso il centro. La città ha molti siti che rimandano al culto della dea Afrodite, infatti è abitata fin dai tempi del Neolitico. Ad oggi questo piccolo gioiellino ingloba il porto e antiche rovine, tra cui il sito archeologico patrimonio UNESCO, che non è quello che abbiamo visto prima ma un altro. Ragazzi, l'ho trovato, grande. E siamo arrivati a 19 braccialetti, che in realtà una volta ne avevo di più, ma tanti ne ho persi, però li recupereremo, comunque. Il lungomare è curatissimo e davvero grazioso, pieno di ristoranti, bar e negozi di souvenir. Dal porto partono moltissimi tour, anche abbastanza economici a dire la verità. Ora che ci siamo fatti il giretto nel lungomare possiamo andare a mangiare, ho fatto anche la rima. Andiamo dai tre piccoli porcellini. Cioè praticamente è un kebab di maiale grande come la mia testa. Ma sono contento in realtà perché ho mega fame.
La pita kebab dai tre piccoli porcellini era davvero buonissima, l'ho divorata. È un posto che vi straconsiglio se volete mangiare tanto e spendere abbastanza poco. Ma ora continuiamo il nostro giro nel lungomare, prima di andare a prendere la macchina. Una cosa davvero molto importante da sapere è che qui a Cipro noleggiare il lettino e l'ombrellone costa appena 5 euro se volete stare in spiaggia. Super super economico. Ora andiamo a prendere la nostra macchina che abbiamo noleggiato al costo di 175 euro, ma il problema sarà guidare a sinistra. A meno il cambio automatico, che già l'avevo usato in Giordania, però un po' l'ansietta per l'auto, la guida a sinistra, cioè. Ma quanto è bella la nostra macchina automatica, tutta rosa. Mi fa magari ridere. Probabilmente l'avevo presa apposta perché era tutta rosa. Bellissimo finalmente la macchina. Ma ci stiamo un po' abituando, forse la guida al contrario. È stranissimo. Dopo le mie tante difficoltà con la macchina dall'altra parte, sono finalmente arrivato allo scoglio di Afrodite, che in realtà è lì. Adesso ci andiamo anche a fare il bagno. Mi sono fermato qui un attimo a vedere un po' la vista dall'alto della spiaggia e dello scoglio di Afrodite. A qualche decina di chilometro da Pafo troviamo lo scoglio di Afrodite, una grande formazione rocciosa su spiaggia di Ciotoli. Si dice che è proprio qui che è nata la dea greca, di certo è uno dei luoghi più belli dell'isola. Alla fine non ho resistito e mi sono arrampicato sopra. Mi trovo sempre a fare cose mega pericolose. La vista da qui è pazzesca, vengono stravertigini. Mai caldo, secondo me da qui fanno anche i tuffi. Fate che ti uccidi letteralmente. Ho fatto bene a salire, non rinunciate a fare le cose per paura o per pigrizia, andate fino in fondo, che comunque la vista da qua è unica e sorprendente. Quando mi ricapitava. Purtroppo dobbiamo lasciare la spiaggia e andiamo a mangiare qualcosa a Paffo. Mi fa troppo ridere questa cosa che sono tutti mega eleganti e carini con la camicia e poi ci sono io che sono fuori da stamattina, ho la maglietta bagnata e faccio super super schifo. Eccola la nostra patatina, mi fa sempre super ridere, però la sera sembra rossa, ma invece è mega rosa. Alla fine ieri mi sono dimenticato di darvi la buonanotte. Scusate ragazzi, ma mi sono messo a lavorare. Buongiorno ragazzi, secondo giorno qui a Cipro. Oggi prendiamo la macchina e lasciamo Paffo. Ci andiamo un po' a inoltrare in mezzo alla natura. E poi stasera andiamo verso Cipro Nord. Ma questo sarà un altro video. Andiamo. Purtroppo sì, dobbiamo prendere la macchina. Ancora non riesco a abituarmi alla guida al contrario. Amici miei, prima destinazione di oggi, il monastero sopra le montagne. Sono stato bravo, ho guidato meglio del solito. Adesso andiamo in esplorazione di questo posto, prima meta della nostra lunghissima giornata. Oggi ci facciamo la parte nord per arrivare poi alla parte turca. E cerchiamo di farci tutta l'isola in questo viaggio. Tanto l'isola è grande, sì, ma è fattibile. Il monastero in questione è di Agios Nepitos. È uno dei monasteri più famosi di Cipro. È stato fondato nel XII secolo. Mi ero fermato qui prima di andare alle cascate di Adone. Prossima tappa del nostro road trip. I cartelli dicevano la strada è buona per tutte le macchine. E poi ti ritrovi nello sterrato. È sempre così. Aiuto. E tipo ieri mi fa, non andare nelle strade che non sono strade. Sì, ultime parole famose, insomma. Ce l'abbiamo fatta alla fine, è stata molto dura. A 3 km ci ho messo un'eternità. Ma siamo arrivati alle cascate di Adone. Queste cascate sono il luogo in cui Afrodite e Adone trascorrevano la maggior parte del loro tempo insieme, ed è proprio lì che hanno concepito anche i loro figli. Ad oggi in queste terme è possibile fare il bagno nelle sue acque, terribilmente fredde sì, però sicuramente una bella esperienza. Il costo per entrare è di una decina di euro, alla fine potete stare anche tutto il giorno, io non sono stato tantissimo.
dopo tutta l'avventura per venire qua, direi che il bagno ci stava proprio. L'acqua è congelata, però è divertente buttarsi dall'albero. Ma lasciamo l'entroterra per dirigerci verso il mare. Raga, e siamo arrivati a Limisso, la Miami di Cipro, sembrerebbe, pieno di palme e grattacieli, è molto molto figo. Abbiamo appena parcheggiato la nostra fedelissima auto fucsia e adesso andiamo un po' a mangiare e andiamo un po' a vedere questa città. Mettiamo il parchimetro che abbiamo appena fatto, fa caldissimo, non so se portarmi via il costume, ma al massimo ritorno, quando c'è questo bellissimo lungomare che poi andremo a vedere. Limisso è un'altra bellissima città costiera. Avendo saputo che era così bella prima, avrei dormito anche una notte qui, quindi ve lo straconsiglio. Ultimamente conosco un sacco di indiani, cioè tipo indiano che abita qui, mi ha spiegato un po' la sua vita. Sicuramente era gay. Mi ha fatto ridere perché gli ho dato la mano per salutarlo e non me la lasciava più. Lol, faccio sempre conquiste come a Istanbul. La città è seconda per popolazione, divenne così abitata dopo il 1974 e l'invasione turca. La Limisso di un tempo infatti era Varosia, ad oggi è diventata città abbandonata, ma tranquilli, vi porto anche lì. La città è famosa per la sua lunga tradizione culturale, è un vivace centro marittimo, ricco di musei e siti archeologici. Ma ora basta parlare e andiamoci a mangiare il nostro kebab. Pranzetta abbondante ed economica, non è uno di quei posti che dico andateci assolutamente a mangiare, però se uno vuole spendere poco ci sta, alla fine spero 6 euro, il pasto era molto abbondante, quindi va bene, piuttosto di andare al Mac di spendere 10-20 euro, va benissimo così. Adesso ci facciamo un ultimo giro qui nel lungomare di questa città che non mi ricordo mai il nome e poi andiamo su a nord a Nicosia. Per poi andare dall'altra parte. Sicuramente la città questa è molto da giovani, in teoria ci sono anche tante discoteche, tante cose. Alla fine Cipro Sud è molto da discoteca. Le ultime sere, gli ultimi giorni staremo nella zona di Hagia Napa, che dovrebbe essere la zona con più vita notturna, e andremo a esplorare anche questa, vi porterò con me, così da farci un po' tutti un'idea su quello che rappresenta Cipro e la nightlife, visto che è molto famosa anche per quello. Adesso riprendiamo la nostra automobile e andiamo a Nicosia, capitale di Cipro, che è divisa a metà tra il muro di Cipro e il muro di Nord Cipro, della Turchia. E poi passeremo di là. Ora con la mia fedelissima automobile siamo arrivati alla spiaggia del Governatore. Deve essere una bella spiaggia di Cipro. Adesso vediamo se farci il bagno, però volevo venire a vederla perché era di strada per andare verso su e non mi dispiacerebbe farmi un bagnetto visto che ci sono 30 gradi. Raga, anche questa spiaggia bellina l'abbiamo fatta, adesso andiamo a nord verso... adesso andiamo a nord nella capitale, a Nicosia, e ci facciamo un giretto lì. E poi stasera andrò nella parte turca, e poi vi racconterò nel prossimo video l'esperienza di andare nella parte turca, come si fa, con la macchina, eccetera, eccetera. Andiamo! Ecco, il paradiso me lo immagino un po' così.